Però il cancro ha delle connotazioni emozionali molto forti, evidentemente, siamo tutti interessati, tutti conoscono qualcuno che ha avuto il cancro o qualche familiare, però nel cancro c'è una grande confusione, nel senso che non sappiamo bene cos'è, è una cosa misteriosa che ci attacca e vedremo che per ogni persona questa parola e per ogni situazione prende un significato diverso e anche contraddittorio. Perché ci troviamo un po' come in quella famosa favola orientale dove un gruppo di ciechi va incontro un elefante, tutti toccano l'elefante e poi alla sera ne parlano fra di loro. Dice: "Ah, l'elefante, hai visto che roba? Oh, sì, è come una grande palla." Dice: "Ma no, cosa dici? L'elefante è come una colonna grossa e dritta." E quello che ha toccato la coda dice: "No, ma cosa dici? L'elefante è come un serpente con uno scopino." E quello che gli ha toccato la proboscide dice: "No, l'elefante è un grosso serpente come un boa." E quello che gli ha toccato le zanne dice: "No, è una cosa dura, appuntita." Per cui vedremo che la parola cancro significa cose diverse per la gente, per l'oncologia, e vedremo per altri tre grandi ricercatori, grandi medici diversi, e metteremo a confronto queste opinioni, queste cinque opinioni, in modo ad avere una visione più esatta del fenomeno. In tutta la storia del cancro, fino dall'antichità, fino al giorno d'oggi, fino al 1945, dove per la prima volta appare la chemioterapia, per tutto questo tempo non esiste la cura del cancro. E tutti dicono: non fare nulla, non si può fare nulla, è cosa fra Dio e l'uomo. Nel 1945 c'è un incidente a Brindisi, scaricando una barca con fusti di gas mostarda, un fusto di gas tossico di mostarda si rompe e c'è un incidente, muoiono alcuni marinai e c'è un marinaio che sopravvive e loro vedono che nei marinai sopravvissuti c'è una depressione del midollo osseo. Appare questa parola per la prima volta nella storia. C'è qualcosa che manda via il cancro ed è uno scoop degli americani, chimici americani, tecnici militari. Nel momento che si incontra qualcosa che possa mandare via il tumore e che questo qualcosa è un veleno, ovviamente interessa prenderlo prima possibile per dare meno veleno possibile. Per cui comincia a esserci un tentativo di catturare il tumore, di lottare contro il tumore quando è ancora più piccolo. Per cui andiamo indietro nel tempo e cominciano anche radiografie nuove e sistemi diagnostici che prima non c'erano, per cui si comincia a scrutare il corpo della gente per trovare la palla più piccolina, più piccolina, più piccolina, fino a che si inglobano con questa operazione, si inglobano sempre più persone dentro che non sarebbero mai arrivati logicamente a sviluppare il tumore. E dice: noi, dato che non sappiamo niente della natura del cancro, l'unica cosa che ci limitiamo a fare è trattare di eliminarlo in tutte le forme possibili. Per cui l'oncologia è lo studio dei veleni diversi per le cellule diverse del cancro. Non c'è nessuno sforzo di comprensione. Questi che dicono noi non sappiamo niente fanno un colpo di stato e dettano le loro condizioni a tutti, per cui tu a livello mondiale sei obbligato a fare i trattamenti di chemioterapia, che un trattamento muove da 250 a 500 mila euro. Praticamente hanno fatto un monopolio, il vecchio Monopoli, tu devi passare di qua e pagare. E dal punto di vista razionale, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della conoscenza del fenomeno cancro, questo è quello che è successo. Questa enorme differenza fra gli oncologi che dicono noi non sappiamo niente e Warburg che nel 67 dice non c'è niente di più chiaro del cancro è una contraddizione troppo forte. E Warburg vede che nel tumore i mitocondri sono chiusi, non funzionano. Questa è la caratteristica della cellula tumorale, per cui c'è un deficit di funzione. La conclusione di Warburg è: nel tumore ci sono i mitocondri chiusi, si può curare il tumore solo aprendo i mitocondri. Il dottor Kramer è un alto funzionario del ministero tedesco. Cosa fa Kramer? Kramer fa tutto questo percorso. Inquadra la cellula nel suo ambiente. Arriva a dimostrare che la chemioterapia e la radioterapia non servono mai a nulla. Essendo il tumore provocato da un deficit cronico energetico, l'unico senso, la cura deve essere infuocata in aumentare il livello energetico e non cercare di distruggere. Máximo Sandin, biologo della Complutense di Madrid, dice:
Non esiste sistema immunitario perché il sistema immunitario che ci insegnano è così ridicolo, è così, se fosse così saremmo tutti morti, considerando che nel corpo, se ci sono 100 milioni di cellule, ci sono 1000 milioni di batteri. Ogni cellula ha almeno 10 batteri nel suo spazio intorno. Il discorso della flora intestinale si applica a tutto il corpo. Questa simbiosi complessa viene presa da Kramer. Vede che ci sono 100 milioni di cellule, tutte le notti si rifanno nuove 1 milione di cellule. Il corpo è un feto da quando nasciamo finché moriamo. Ma il problema è che se i mitocondri si chiudono quando si abbassa il potenziale interno della cellula come segnale, succede che se per altre ragioni che Kramer elenca come infeziose, tossiche, traumatiche, nutrizionali o psicologiche, io provoco un deficit esterno alla cellula in maniera costante e cronica, questo deficit energetico si trasferisce all'interno della cellula provocando di conseguenza una chiusura fissa mitocondriale. E quando si crea una simbiosi fissa mitocondriale, cosa succede? L'evoluzione torna indietro e le cellule di tutto il corpo cominciano a cambiare metabolismo e a tornare al metabolismo arcaico, dove c'è replicazione rapida e c'è un comportamento batteriano e c'è un comportamento di moltiplicazione continua, che sono le condizioni arcaiche della cellula, per cui c'è una regressione per deficit energetico nel cancro e solo si può curare ridando l'organizzazione sufficiente, aumentando l'energia e non trattando di ammazzarlo. Dobbiamo riappropriarci noi della nostra responsabilità, della nostra salute. Non possiamo noi portare nostre madri, i nostri parenti in ospedale sapendo che questi qua non stanno facendo medicina. Il dramma dell'oncologia nasce dal fatto che si considera il processo del cancro sconosciuto, misterioso, maligno e irreversibile. E queste sono tre bugie. Perché non è affatto misterioso, è perfettamente conosciuto in tutte le sue facce. È reversibile nel momento che si smette di alterare l'equilibrio, sì, e non è maligno per niente, perché non c'è niente di maligno nella natura, tutto funziona logicamente. La vita è moto, pulsazione, quando si interrompe la pulsazione si disfa la vita. Dato che la medicina ufficiale non considera il flusso ma considera una cosa statica come un oggetto, io non capisco come nasce, come muore, non capisco niente della sua natura. E qui chiudiamo ricordando un grande pensatore greco, Eraclito, che diceva: Pantarei, tutto si trasforma. E non c'è niente di misterioso, tutta la vita è perfettamente logica.